Cantare, guarda qua, Carlo Fortitudo, Martin Lunen. Uffa! Ufficiali, via! Bene! Ciao Pat, ben trovato! Ciao Gil, grazie, grazie. Ci siamo presi una settimana di pausa, ma insomma eravamo in diretta per la partita, per il classico, e quindi insomma riprendiamo le care vecchie abitudini in un momento caldo della stagione, insomma, finito il tempo delle mele, ora è tempo di playoff, quindi c'è tanta carne al fuoco. Esattamente. Partirei dai complimenti alla Virtus Bologna e alla Dinamo Sassari per due importanti vittorie in Coppa. Sono sicuramente due coppe, diciamo, minori, ma i trofei in bacheca non si vincono per caso, insomma. No, non sono le coppe del nonno, non sono l'Eurolega, una via di mezzo, diciamo. Dai, complimenti, adesso a parte gli scherzi. Non sono in coppe seguite così tanto come chiaramente l'Eurolega, però due squadre italiane che vincono dopo non so quanti anni è un bel... L'ultima l'aveva vinta proprio la Virtus con Matteo Bonicioli, 2011, quando era, sì, tanto tempo fa. Complimenti a, vabbè, ne parleremo magari anche dopo, a Gianmarco Ponsecco, che sta veramente, credo, allenatore dell'anno, anche se non ha iniziato ha iniziato campionato in corso, però veramente ha cambiato la squadra. Giocano completamente. Beati, contenti, li vedi proprio che giocano con piacevolezza, ecco. Sì. Non è facile. No, 15 vittorie di fila sono veramente... Poi lui si vede una persona che comunque è un ex giocatore, nella sua pazzia è uno che comunque secondo me incute tranquillità, perché è uno che ti viene lì, ti appoggia. Lui ha fatto la carriera e lui si sente ancora un giocatore, probabilmente, non nella testa. E sicuramente. Sa come si fa, sa come ci si comporta, ecco, mettiamola così. Sicuro. Senti, Focus Serie C, è Triestina che ha perso a Fano, ma assolutamente ininfluente. Il secondo posto era già blindato, quindi entrerà nella semifinale per andare su in Serie B. In Serie B c'è andato il Pordenone, giocherà la Dacia Arena, volemo se bene, però insomma meglio che resi regione, non che vada in Veneto. Però ora a parte complimenti al Diablo, capocannoniere del giro campionato, toda la noce, e c'è ancora una, neanche troppo piccola, c'è ancora una bella possibilità di avere un derby, il triplo derby in Serie B, no? Perché sì. Incrociamo le dita per la Triestina che verrà su, chiaramente, certo. Però c'è anche la possibilità invece di incontrare che l'Udinese scenda, perché due punti di vantaggio dall'Empoli non sono così tanti, anche se il calendario dell'Empoli mi sembra che è molto più abbastanza difficoltoso, appunto. Pat, direi che andiamo un po' sulla palla spicchi, passiamo dal tango barra super tele alla cara vecchia spicchia. In Serie C Silver, primi verdetti, play out, giù il Don Bosco e giù la Goriziana, due gare secche, vincono secondo me meritatamente DGM Romance. Senza sorprese, diciamo. Direi di no, io non ho visto la serie con Goriziana, ma insomma scarti importanti. E ero invece a vedere gara 2 al Palatrieste lo scorso sabato. Forse sulla singola gara avrebbe meritato il Don Bosco, però molto probabilmente per i rapporti di forza e di esperienza sulle tre gare sarebbe comunque sarebbe salvato il Romance. Senti? Sì, ti sento. No, dicevo che come ti stavo dando ragione, no? Che probabilmente avrebbe vinto Romance alla terza. Secondo me sì. E passando invece a griglie un po' più nobili, un primo turno di playoff con un 2-0 facile per la Tisana su Spilimbergo. Spilimbergo che ha fatto una seconda parte di stagione pessima. Da retrocessione quasi. Cioè, 0-7 fra i due, le 0-5 le ultime 5 di regular season, secco 2-0. Lì ci sono stati dei problemi, probabilmente vedremo il prossimo anno, ma sì, forse un ciclo è finito. Bisogna vedere se resterà il coach, se il coach Mugello resterà o se resteranno gli stessi giocatori, perché 7 sconfitte di fila sono un po' tante, ecco. C'era qualcosa all'interno dello spogliatoio probabilmente, ecco. Sicuramente, vediamo, ci sarà movimento in estate, questo senza ombra di dubbio. E facile ma non troppo Codroipo su San Daniele, nel senso che gara 1 è stata vinta dalla truppa di Franceschini al supplementare, l'avevamo anche commentata al volo
commentata al volo nella nostra diretta, e poi in gara 2 non c'è stata storia. No. Bene anche il sistema su Sacile, che aveva faticato magari in gara 1 e poi insomma in gara 2 tutto quanto facile. Il quarto più equilibrato sicuramente quello vostro con Cordenos. Gara 1 nettamente a favore di Cordenos, gara 2 nettamente a favore vostro, e gara 3 dove probabilmente un po' più di freschezza e sicuramente ha giovato la banda di Beretta, insomma. Sì, sì, è stata una serie strana, no, come praticamente si è giocato tutto in gara 3. La prima ha vinto Cordenons, noi abbiamo probabilmente sbagliato l'approccio, anzi sicuramente. Siamo rimasti in partita per due quarti, dopo loro sono fuggiti, però a 4 minuti alla fine della terra avevamo meno 8 con la palla in mano, però insomma non c'è stata gran storia. Gara 2 ovviamente sembrava una partita di un'altra di categoria più bassa, nel senso che Cordenons proprio ha giocato male, molto male, ma facendo errori da campionato di promozione. Gara 3 invece è stata forse la partita più bella, anzi sicuramente equilibrata, e devo dire che 60%, 65% c'era rammarico da parte nostra di averla buttata un po' via, perché per due volte a 5 minuti alla fine era inerza completamente la nostra, e di solito noi queste partite non abbiamo mai perse. Più 7 palle in mano due volte abbiamo perso la palla, e loro ci hanno punito una volta con una bomba, una volta con un canestro da 2. Poi gli ultimi 2-3 minuti sono arrivati leggermente, anzi spompati un po', e loro giocatore da Damianovic, sì aspetta, ha fatto una gran partita. Sì, diciamo, si può dire, ci ha fatto il culo gli ultimi 3 minuti, abbiamo sbagliato noi magari la difesa, e vabbè, dopodiché sono successe le solite cose, probabilmente magari 2 fischi, terzo e quarto fallo da Bullara, che sicuramente che io non ho vendetta, un fallo su di me in entrata, 75 pari, che però io dovevo segnare perché ho sbagliato l'entrata praticamente, anche se sono stato fermato col braccio, ma non c'entra. Onore alla squadra di Beretta, allenatore, come ho già detto, sicuramente allenatore dell'anno, allenatore di categoria superiore, perché riesce a tirare fuori da questi ragazzi che non sono probabilmente dei talenti incredibili, però sono tutti gli ottimi giocatori, li vedi che sono allenati in maniera diversa, diciamo, da tutte le altre squadre. Concordo pienamente. Un po' di buonismo verso il BIM, sì, buonismo e berettismo, anche berettismo soprattutto. E a questo vedremo le altre cosa succederà in semifinale, ma vedremo. Ma tutto presuppone per quello che ci aspettano un po' tutti, cioè la finale con Droi e Pordenone. Sì. Gli accoppiamenti sono sistema Pordenone e Cordenos per un derby interessante, soprattutto per gli incassi delle due società. E poi Codroipo la Tisana, una sorta di derby della bassa, però insomma, tutto sommato. Sì, si gioca tutto nella parte. No, Friuli, no Udine, no Trieste, no Gorizia. No, diciamo. La Tisana è Udine, ma un finto Udine, diciamo. Sì. Al di qua del tagliamento, diciamo. Sì. Non al di là, vabbè, niente, questa è la Serie C. Devo dire la verità, un campionato di ottimo livello quest'anno. È stato un bel campionato, ecco, si parlava del fatto che Pordenone aveva ammazzato, non aveva perso la partita, in realtà invece ci sono state squadre che hanno sorpreso, come la Cordenons, la Tisana, che ha fatto il suo dovere, probabilmente perché doveva essere la squadra la quarta, quinta, sì, ci sta. Lindenberg un po' deluso, noi adesso senza scuse, però probabilmente noi al completo avremmo potuto fare molto di più e avremmo potuto fare sicuramente. Però non con i se, con i ma, come dici te, non si va nessuna parte. Fa niente. Se ne riparlerà. Serie D, qua cerchiamo di andare un po' più a bomba perché come sempre ci sono tante situazioni da vedere. Anche qui, playout, Verdetti, Salve, Alma, Gradisca, Tolmezzo e Fagagna. Dobbiamo fare i complimenti a Gradisca perché abbiamo sempre massacrati, ma sono stati bravi a salvarsi al primo turno. E anche Tolmezzo, che era stato in difficoltà nel finale. Non abbiamo massacrati, scusa, cos'è sta roba? Cos'è fa bonismo? Cosa vuol dire? Non abbiamo massacrati. Quando perdevano, hanno perso tante partite, dicevamo perdevano, non è che abbiamo detto a Pippi che sì. Le diga, ma insomma. Ho capito. Per la salvezza sicuramente. Beh, cioè. Pippi però hai ragione perché è sempre in amicizia con lui. Quindi, insomma. Abbiamo massacrato altri ben berettismo, ma no, cioè, massacrati, non è vero, cioè, non sono d'accordo, ecco. Comunque complimenti, assolutamente.
Sui playoff invece, un primo turno che rispetta sostanzialmente i valori della classifica, al netto di Basket for San Vito, dove passano quelli della destra del tagliamento con il colpaccio di venerdì scorso al Palo Rubini, Bragg facilissimo su Gonars, tutte e due partite con 20 e passa punti di scarto, idem con patate per Miani e la sua Cervignano sull'Azzano decimo di Coach De Stefano, Casarsa anche facile in due sul Contovel. Aviano in due su Cormons, che è arrivata cotta per me ai playoff proprio a fine. Sbagliato completamente pronostico, avevo detto. Ma anch'io credevo che fosse ma una roba. Terza, avevo detto. Invece Aviano. Cormons anche un po' come Spilimbergo, girone di ritorno e playoff veramente. E non bene. Male, non bene. Male. Santos. Ecco, questo è massacrare. Olia. È fermo, eh? Fermo. Santos scomoda su Tarcento e hanno faticato invece con Signacco su una volitiva PM perché ha venduto veramente cara la pelle e non credevamo, anche qua abbiamo sbagliato completamente, Basket Time col CUS, perché il CUS, cioè ottava del girone, del girone est, ha fatto un signor primo turno dove ha vinto in casa e ha rischiato di portarla via sia l'andata che sia gara 1 che gara 3 con il numero 1 dell'altro girone, insomma. Bravo. Passate comunque entrambi per il Friulani. Adesso il cono si assottiglia e avremo Casarsa Bragg, molto interessante questa. Fra l'altro Bragg, oltre a Cigliani, ha perso anche Crotta. Crotta sarà fuori sicuramente tutti i playoff. Pezzi comunque, pezzi del quintetto base, non è sono due pezzi. Questa cosa questa è una novità, sempre favoriti, sempre favoriti netti, però qualcosa in meno c'è. Cervignano Cusignacco, bella, un saluto, bella. Scusa, una in diretta, un saluto dall'MVP, dal loser MVP, dal Davo. Ilu Davo, come stiamo? Tutto bene, caro. Scusate l'interruzione. Paura. Abbiamo ospiti importanti. Ospitate paura. E dicevamo, Cervignano con Signacco, bella, secondo me, questa sarà una super serie. Bella serie. Io, non per mettere pressione, ma sono per Cervignano, Sono per Cervignano, però sarà una bella serie. Sicuro, però insomma un po' di pressione a Coach Miani va messa. Deve vincere, c'è poco da dire, ma lo sa anche lui, l'abbiamo già parlato, lui sa che deve vincere. Poi abbiamo Basket Time San Vito, direi secondo me qua abbastanza segnata, e questa secondo me la più bella di tutte, Aviano Santos. Aviano favorita, no? Però, secondo me però sì, perché... mettono una fisicità, un'aggressività importante nei playoff, quella differenza. Stare fuori casa, no? In casa sicuramente sì, Santos è un'altra, è un po' come Cordenons in C2, diciamo. Loro in casa sono veramente, mettono una fisicità, bisogna vedere fuori se riescono a mettere la stessa fisicità, ecco, se lo stesso grip. Vedemo, anche qua vedemo. Sì, vedemo. Passaggio al femminile, allora qua anche giochi abbastanza fatti. Delser è uscita 2-0 secco al primo turno, anche qui probabilmente è arrivato un po' a corto di fiato, avevamo fatto un bel filotto a cavallo dell'anno solare, poi in realtà sul finale un pochettino così in riserva, diciamo. Voglia di Sistiana voglia di Cantera. Canterò il Cantera. E playout di Serie B, Cusignacco retrocede, secco 2-0, 0-2 anzi con Montecchio, Oma la bella con Treviso con il fattore campo a favore, mentre nei playoff il sistema rosa fa fuori il Futurosa e dopo la sua gara 1, interessante. Sì, interessante, altro che. Anzi, straperso gara 1 e dopo invece hanno vinto bene gara 2 e gara 3. Queste sono le stranezze veramente dei playoff, cambia veramente tutto in pochi giorni. Sì. Bene, Muggia, che dopo aver bruciato il fattore campo mercoledì vince a Riva del Garda e quindi va in semifinale, quindi bravissimo, vanno avanti un po' di regionali in questa Serie B. Direi sulle giovanili skippiamo perché c'è tanta carne al fuoco e concentriamo. Come è andata, scusa, ieri? Io tutto bene, Sì, tutto bene, o meglio, mercoledì abbiamo perso con Brescia e... Avete vinto in casa? Avevate vinto da loro, no? Abbiamo vinto da loro, però... Differenza canestri?
differenza canestri ribaltata l'oro, perché abbiamo perso di 11 e avevamo vinto di 2. Però ieri invece abbiamo vinto di nuovo a Borgomanero, 4 su 4 fuori casa, quindi media inglese però, da paura, ribaltando la differenza canestri. Bene, bene. Alma ha fatto un filotto, a questo punto mi fai parlare del giovanile, io non volevo, ma va bene, parliamo. Alma filotto di 3 vittorie di fila, si è rimessa in gioco, ieri però ha perso a Bologna, ma è assolutamente in corso per qualificarsi agli spareggi. San Daniele si è tolta la soddisfazione di vincere un paio di partite con Casale Monferrato, soprattutto con la PMS del Santone d'Anna, e adesso deve andare a fare un giretto in giro per l'Italia e per il Nord Italia, però insomma comunque i ragazzi di Scotch Golf hanno fatto sicuramente bene e hanno venduto cara la pelle insomma in quasi tutte le partite. Lo scarto forte l'hanno preso solo sabato contro Milano, insomma poi per il resto hanno fatto che assolutamente ci sta, no? Penso che ci stia, no? Ti dico la sincera verità, l'Olimpia con la Stella Azzurra Roma e la Rayer Venezia sono a mio avviso, poi è anche Bassano, queste sono le quattro squadre che secondo me si giocheranno lo scudetto. Okay. Succede come l'anno scorso a Roseto, tre di queste quattro insieme nel girone eliminatorio e magari salta la... Spero che non faranno, cioè, non so come li fanno gli accoppiamenti. L'anno scorso era... Non c'è il buon senso, non esiste. C'è il buon senso, estrazione libera, beh, diciamo. Quindi, okay. No. Dell'otto, bene. Questo è. Majors, C-Gold, playoff che partono con una settimana di ritardo. Vari motivi federali, con la griglia che ci propone delle sfide interessanti. Allora, Mestre Caorle, però diciamo che 5-0 Mestre comunque, no? Mestre diciamo che ha veramente fatto un campionato assurdo secondo me. Uffo. Monfalcone Jesolo, secondo me anche qui 2-1 però, 2-1 Monfalcone. 1-1, interessante. Corno Murano, qua attenzione perché posso dirti, non dico nulla perché è veramente difficile. Murano penso che era l'ultima squadra che chiunque non voleva prendere Murano. Ecco. Nessuno voleva beccarli, però questo è. L'unica è il fattore campo, che Corno comunque seppur ha perso l'ultimo derby, ma a Corno esiste il fattore campo. Beh, quello sicuro. Quindi, diciamo anche lì Corno, ma con fatica, ecco. Sì. Oderzo Jadran, direi Oderzo. Dico Oderzo. Sì. Questo è quanto, insomma. Io magari domenica poi... Beh, domenica partono, vedremo, insomma. Certo. E se vedemo, forse, anche. Se vedemo. Apudine, male, perde 3-1. Era una serie col fattore campo a favore. Sicuramente l'assenza di Amici dopo l'infortunio in gara 1 ha pesato tantissimo. Anche Cortese. Doveva essere lungo De Gente, l'hanno provato nell'ultima partita, però ovviamente era fuori da quasi un mese, non era in condizione. Io fra l'altro sono andato a vedere gara 2 e ho visto una diapositiva. Allora Udine con rotazioni corte, però come dire, l'espressione del corpo dei giocatori di Biella era di quelli che volevano cercare di vincerla comunque, nonostante molto probabilmente ci sia stato un po' meno di talento. In quello che ho visto io, i due americani non hanno fatto bene, né Powell né Simpson. Beh, no, male proprio dei due americani. Sì, anche perché insomma Powell l'anno scorso era stato fra i migliori in assoluto del campionato. No, evidentemente non stava bene, non so, problemi all'interno della squadra, però veramente ha fatto un campionato non buono nella parte finale, no? No, in generale secondo me è mancata amalgama a questo gruppo, cambia allenatore, l'effetto martello è durato 3-4 partite. Non so, molto probabilmente adesso bisognerà ripartire e credo quasi sicuramente senza Alberto Martellossi, insomma. Beh, praticamente è stato buttato via un anno. Penso che l'anno scorso, per assurdo, ci sia stata più squadra. C'è stato più amore forse attorno alla squadra dell'anno scorso, no? Forse. Sì, ma in realtà dal punto di vista della risposta del pubblico... Dico presente, ma vabbè, ma sono innamorati del basket anche a Udine, non dico come a Trieste, ma insomma c'è seguito anche lì. Però si aspettavano qualcosa di più, non si può parlare di un buon campionato, anche se ne hai vinte quasi tutte in casa, si aspettavano sicuramente qualcosa di meglio, almeno un passaggio del turno, ecco. Questo certamente. Però è il campionato più difficile probabilmente della Lega 2, è fare una squadra buona. Con l'allenatore giusto ci vuole tempo, un po' di fortuna e del tempo. Beh,
Che fortuna, perché poi alla fine non si fa male Amici, non si fa male Cortese, no, ma certo, magari parleremo di altro. Lo so, però il fattore C, componente abbastanza determinante nello sport. E abbiamo parlato prima di Pozzecco in apertura, che ha schiacciato completamente Trieste, la 15ª vittoria consecutiva. Trieste che è un po' in calo dopo la sconfitta di Brindisi, anche questa qui. Io la partita l'ho vista un po' a sprazzi in streaming, ma c'era proprio differente energia fra le due squadre. Un po' stanchi, no? Sono arrivati forse. Credo di sì, e nonostante il solito sold out al Palio Trieste, ennesima prova d'affetto per l'ultima prova casalinga, e Trieste che andrà a Milano nell'ultima giornata, Milano che ha perso Mike James sicuramente per un paio di settimane, si è fatto male, Milano già certa del primo posto. Fanno anche Regalino, che ne sai tu? Sì, poi in realtà vedendo un po' quelli che sono gli incroci di risultati, diciamo che Trieste è un piede e mezzo ai playoff, a mio avviso. Beh, allora. Combinazioni sono abbastanza favorevoli da questo punto di vista. E Bona da Raffaele, che perde il secondo posto perché vince Cremona, spiace. Ma neanche sai. Beh, anche loro campionato un po' così, altalenante. Sì, Venezia non bene. Anche se hanno vinto due partite, però non stanno esprimendo un gran basket, sinceramente. Invece Cremona e Sassari in questo momento le squadre del momento, tra l'altro allenate da chi? Da due ex giocatori, che hanno anche la tendenza sta cambiando? Non lo so, vedemo. Ah, ma c'è un messaggio subliminale, eh? Posso dirte? No! Però buona! Non ci avevo pensato, Volevo dare un po' di appoggio dalla parte mia, dei giocatori, quelli che hanno giocato a basket. No, che tante volte si parla, che tante volte si dice che bisogna studiare, è vero, però secondo me chi ha fatto tanti anni di sport ad alti livelli, come Pozzecco, come non sempre così, sia chiaro, perché ne conosco tanti, come ne conosco anche tanti che hanno giocato, grandi giocatori, che però come allenatori, ma secondo me comunque loro, uno che ha giocato 20 anni in Serie A1, allenato da tanti, da grandi allenatori, qualcosa impari, ecco. Sicuramente. Ho imparato forse qualcosa. Insomma, 15 vittorie, ripeto, non con l'Olimpia Milano, con una squadra. No, ma non arrivano per caso, soprattutto anche con la frequenza delle partite Coppa Campionato. Cioè, quindi ha trovato una chimica giusta. Secondo me, lui, abbiamo detto prima, ha portato serenità e fiducia a un gruppo che ti dico, ieri andava e Trieste, se bene che tranquillo. In casa Trieste un'energia incredibile, cioè questi andavano a 200 all'ora, dopo se in fiducia ti entrano tiri incredibili, recuperi palloni che non avresti recuperato in un'altra situazione, insomma sei meglio di me un attimo come va sta roba qui, soprattutto a quei livelli lì, no? Sì. E salendo sempre di livello, Eurolega, i nostri pronostici sono stati abbastanza azzeccati, direi. No, ho sbagliato io Barcellona, però di poco. Dai. Sono andati a gara 5. Gara 5 che non ricordo adesso. Allora, derby Fener-Efes. Ocio. Bombe. Ocio. E Cesca Real dall'altra parte, che è un po' la madre di tutte le partite europee. No? Allora, solitamente il Cesca, quando è favorito, ha sempre perso. Questo giro qua credo che sia favorito Real, quindi dico Cesca. Ok, beh, questo è interessante. Se ci pensi è vero, quante volte ha perso? Verissimo. Vero anche che, insomma, io invece sono del partito dell'avvocato, Cesca loser per definizione, e quindi per me Real in finale. Gli altri anni, secondo me, sai? Com'è? Sono meno forti degli altri anni, a mio parere. Non sono gli altri anni... Era proprio di un altro pianeta, secondo me. No, questo sicuro, però io Real l'ho visto tante volte in stagione. Se tu sei pro Real. Io sono pro Real, sì, ma a parte che sono madridista. Sono sempre Fener, onestamente. Sì, d'accordo, perché diciamo che quello che c'è in panchina non ce l'ha nessuno, e ha comunque 12 grandi giocatori. Meno uno, da Tome non ci sarà, non gioca. Sarà occhio. Però, no, è infortunato, non, quasi sicuramente non giocherà. Dopo non so se c'è qualche recupero. Colpaccio? Sì. Che peccato, onestamente. Eh beh, una grave perdita, perché lui sì, è uno che queste partite le sa giocare. È un bilanciatore, equilibra tante cose. Comunque porta tranquillità anche lui. Lo vedi, insomma. È brutta, non avevo letto sta roba. Avevo letto che si era infortunato, però
sai, io pensavo che Final Four magari, invece sembra di no. Allora, a meno che non ci sia qualche miracolo per la prossima settimana, ricordiamo che si giocherà dal 17 al 19 di maggio. Settimana, vediamo. Sì, vediamo un attimo, però diciamo che no, il mood non è positivo. No. Okay. E poi hai un derby. Sì, sì, bella. Vabbè, sarà uno spettacolo incredibile come sempre. Sicuramente. Pat, NBA, ultime bombe in chiusura. Golden State 2-1 sui Rockets. Io credo nei Rockets, però. Io più che credo, spero. Spero. Come sai che io non ho una grossa simpatia per... Arrivo, scusami, scusate. Problema orari. Non ho una simpatia grossa per Golden State, per Durant, anche se Durant sta facendo... Durant e Leonard stanno dominando i playoff. Sì, per dire. Quindi io ci spero. Dall'altra parte, Portland-Denver. Adesso Serie UFO. Serie UFO. Non gran gioco, però serie UFO. Posso dirti, chiunque vinca tra le due, penso che è destinata a fare da vittima sacrificale... o a Golden State o a Houston, secondo me arrivano abbastanza scarichi. Comunque Jokic devastante, è imbarazzante, a tratti c'è il nostro potere tecnico che è proprio incredibile. Di là invece Boston l'ha rimesso in piedi Milwaukee. Io pensavo dopo la prima vittoria, anzi io ho subito detto che Boston passa, ma invece Milwaukee l'ha rimesso in piedi con Antetokounmpo, che ha fatto un'ottima gara 3 dopo aver fatto gara 1 un po' così. Incredibile. E di là ho visto ieri sera Philadelphia Toronto. Toronto ha vinto con un Leonard, devo dire, purtroppo, perché anche qua io tante volte non è che è fortissimo, però non ho mai simpatia. Sì, no, però è fortissimo. E hanno vinto contro, meritatamente, contro Philadelphia con un Joel Embiid veramente male. Poi ho letto stamattina che diarrea. Non ha dormito tutta la notte, problemi, però veramente l'hanno vinta Leonard e Embiid, ecco. Però anche lì serie un po' lunga, ma credo quasi sicuramente che andranno in finale chi vincerà tra Milwaukee e Boston. Sì. Penso che sia così. Sono d'accordo. Comunque serie equilibrate, non ancora, onestamente non si vede un gran basket. Ho visto un po' di partite di NBA, non si vede proprio un basket ancora stellare. Vedremo più avanti cosa succederà. Vedemo. Adesso Gil, ti saluto perché sei il conduttore d'arguito. Buone burrate, buone mozzarelle, buone... Grazie, primitivo di Manduria e quant'altro. Solito. Ti festeggiano le ultime mie giornate di squalifica della mia carriera. Eins, zwei, drei, polizei. Sì, eins, zwei, drei, bonbon. Ok? Bene. Gil, un abbraccio, ciao. Buona.